Stiamo per trasmettere in italiano la Santa Messa da New York. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici. Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo. Lodarti sarà la nostra gioia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo, carissimi, la quarta domenica del tempo ordinario. Fra qualche giorno celebreremo la presentazione al Tempio di Gesù bambino, e quindi siamo a 40 giorni dal Natale. Sono passati già quasi 40 giorni dal Natale. Giuseppe e Maria che presentano Gesù bambino al Tempio per offrirlo al Signore, per presentarlo e offrirlo. Abbiamo visto anche dei grandi santi, San Tommaso d'Aquino il 28 e il 31 vedremo a San Giovanni Bosco. Vogliamo pertanto chiedere la loro potente intercessione e prepararci anche noi ad essere sempre pronti a presentarci e a offrirci a Dio e ai fratelli. Offriamo la Santa Messa per Agostino Tridico, che pensate un po', è il figlioccio, era il figlioccio ed è ancora di mio nonno. Mio nonno era il suo padrino di battesimo a Pietrapaola, nostro paese di origine. Preghiamo in particolar modo per lui, Agostino, insieme alla famiglia, fratello Arturo e a tutta la famiglia. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore Dio nostro, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese.
Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, dimostrate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma come non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba e come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se non anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, divenuto uomo ho eliminato tutto ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio,
allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimango queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutti è la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità, io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Dicevamo domenica scorsa, questa è la continuazione del Vangelo dell'altra domenica. E oggi vediamo come appunto i paesani stessi di Gesù, i nazaretani, dove Gesù era cresciuto, dove Gesù aveva vissuto fino all'età di 30 anni, si riempirono di sdegno. Perché? Perché nemo profeta in patria. Nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Infatti Gesù replica dicendo che sia il profeta Elia che il profeta Eliseo furono inviati a Naaman il Siro e alla vedova di Sarepta, che infatti non erano ebrei, non erano ebrei, non facevano parte del popolo eletto ebraico. Perché? Perché comunque sia, quello che Dio vuole lo compie, con o senza di noi. Se noi accettiamo la sua chiamata, la croce, e quindi questa sequela
che prevede anche delle sofferenze in questa vita per ricevere poi la gloria. Allora Dio con noi ci purifica, ci salva, ci guarisce, ci salva, e quindi noi possiamo fare la sua santa volontà. Ma se noi lo rifiutiamo, addirittura come qui fecero i nazaretani, che lo portarono fin sul ciglio del monte per buttarlo via, per farlo fuori, perché si scandalizzavano di lui, per loro era solo il figlio di Giuseppe, il falegname. Allora qui c'è, come dire, un limite, la ragione che limita l'apertura alla fede, l'apertura allo Spirito Santo. Oggi si compie questa scrittura, disse Gesù, in Lui si compie tutto, senza di Lui potremmo dire di essere davanti a un corpo senza anima, un corpo senza vita, senza cuore, senza amore. Abbiamo ascoltato questo bellissimo inno di San Paolo che appunto ci spiega com'è l'amore di Dio, com'è la carità. Non è invidiosa, non si carica di orgoglio, non si gonfia, perdona, ama, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Questo inno della carità dovrebbe essere affisso sopra la testa dei nostri letti, come un'altra sintesi del Vangelo, è vero? Come il Padre Nostro, come le beatitudini. Questa è la carità, senza malizia. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, le lingue, il dono delle lingue cesserà, la conoscenza svanirà. Resteranno solo fede, speranza e amore, ma la più grande appunto è amore. Viviamo ancora in uno stato di imperfezione, ci dice San Paolo, però quando ci troveremo davanti alla perfezione che è Cristo stesso, allora ciò che era imperfetto finirà e entreremo nell'eternità delle cose perfette. Ci sono tanti che cercano la perfezione in questo mondo, è impossibile. Sono tanti che cercano la famiglia perfetta, la comunità religiosa perfetta. Qui non esiste. Qui esiste la croce quotidiana, qui esiste la sequela e quindi l'imitazione di Cristo. Ora vogliamo veramente imparare da questo inno della carità. Quando ero bambino, ragionavo da bambino, ma poi quando si diventa uomini e donne, quando siamo più maturi, dobbiamo appunto seguire più da vicino ciò che la parola di Dio ci dice, ci insegna, ci ispira. Come dicevamo, in questi giorni abbiamo visto dei grandissimi santi, pensate a San Tommaso d'Aquino, grande teologo, filosofo, specialmente con la Summa, è vero? Cerca di spiegare il Vangelo, cerca di, come dire, spiegare anche attraverso la ragione, la filosofia, che l'amore di Dio è la cosa più grande, la cosa più bella, la cosa più importante. Ecco, anche la ragione è un dono di Dio. La ragione, l'intelletto, la scienza sono tutti doni dello Spirito Santo. Vediamo i 7 doni: sapienza, scienza, intelletto, sono doni dello Spirito Santo. Non ci può essere una contrapposizione, una rivalità, perché la fonte è sempre Dio. Il problema, come sempre diciamo, è quando l'uomo con la sua ragione vuole prendere il posto di Dio. La ragione ha un limite comunque. Se non si prega, se non ci si affida, la ragione ha un limite, serve la fede. Quando io ero bambino avevo una questione senza risposta. Questo mi portava ad una crisi. Pensavo, ma dopo la morte fisica, dove si va? Anche se c'è l'eternità, non finisce mai.
Allora, se uno non crede, la ragione non può rispondere a queste domande, alle quali può rispondere solo la fede, la luce della fede. Se ci mettiamo in ginocchio davanti a Dio, saremo in grado di stare in piedi davanti a tutte le difficoltà della nostra vita. Bisogna mettere in ginocchio davanti a Dio, dobbiamo pregare. San Tommaso diceva che la teologia si studia in ginocchio, perché è la parola di Dio fatta carne, è Dio stesso che ci parla, come 2000 anni fa ci parla anche adesso. Questo anche il Papa Francesco ha istituito la domenica della parola di Dio, domenica scorsa, è come la luce in mezzo alle tenebre. Ma dobbiamo pregare, dobbiamo chiedere, tutto ciò che chiederemo al Padre nel nome del Figlio ci sarà dato, bussate, vi sarà aperto, cercate e troverete. Un altro grande santo, il 31, San Giovanni Bosco, leggevo il grande sogno che ebbe San Giovanni Bosco. In un cortile vide Gesù prima e la Madonna poi, e insieme a loro vide dei bambini che all'inizio erano, come dire, quasi feroci, maleducati, no, come si dice, però poi si trasformarono, possiamo dire, da lupi in agnelli. E questa fu la profezia della missione di San Giovanni Bosco. Come sappiamo, imparò anche da San Francesco di Sales, perciò si dice salesiani, il quale a sua volta imparò anche da San Filippo Neri, e fondarono il famoso oratorio per raccogliere tutti i giovani che a quell'epoca avevano anche crisi, come dire, per quanto riguarda il cibo, crisi materiali, c'era povertà. Stiamo parlando del Piemonte, provincia di Torino, più o meno 200 anni fa. Ecco, San Giovanni Bosco cosa faceva? Raccoglieva tutti i giovani e li portava in chiesa, e così fondò, come abbiamo detto, insieme agli altri due santi prima di lui, il famoso oratorio. Quasi ogni chiesa, possiamo dire tutte le chiese, hanno un oratorio, un luogo dove i giovani si riuniscono, giocano, condividono la fede e condividono anche, come dire, il gioco, condividono e vivono il Vangelo. Ecco, come disse il Papa anche ultimamente, Papa Francesco, Dio manda i santi per ogni epoca, per ogni popolo, per andare incontro al popolo. È così che anche lo Spirito Santo aiuta il mondo a rappacificarsi, affinché ci sia un incontro. Pensate anche i papi di oggi, uno prima di Francesco c'era Papa Benedetto. Anche nella storia, prima di San Francesco c'erano i benedettini con San Benedetto. Il mondo iniziava a cambiare, c'era bisogno di missionari che andavano nel mondo, e arrivò San Francesco d'Assisi. Oggi anche abbiamo Papa Benedetto e Papa Francesco. E lo Spirito Santo che ci aiuta anche a riavvicinarci sempre. Oggi c'è una grande crisi per i giovani. I giovani si allontanano sempre di più e, come sappiamo, il futuro è il presente della Chiesa. Allora preghiamo finché anche noi oggi, come lo stesso profeta Geremia ci dice, fu stabilito quale profeta delle nazioni per andare in tutto il mondo, perché Gesù istituì 72 nuovi discepoli perché andassero in tutto il mondo. A quell'epoca le nazioni erano 72, per andare in tutto il mondo e predicare. Oggi ci sono 99 pecore sperdute e una sta a casa, come ci ricorda Papa Francesco. Allora non dobbiamo più essere come dei pescatori che stanno alla riva del lago. Prima i pesci andavano a messa, oggi dobbiamo essere dei pescatori che vanno nel lago a cercare le pecore sperdute e quindi a riportarle alla casa del Padre. Ci faranno guerra, ma non ci vinceranno, ci ricorda il profeta Geremia, perché Dio è con noi. E allora vogliamo imparare soprattutto da Gesù,
anche se ci saranno le più terribili persecuzioni, spesso da parte di coloro che amiamo. Gesù passò in mezzo a loro, non guardava in faccia agli uomini. Il suo punto fisso era Dio, la volontà di Dio. Si mise in cammino, continuò la missione e la portò a compimento. A compimento. Sia lodato Gesù e Maria. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio accolta nella fede ci dice che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le necessità dell'ora presente. Preghiamo insieme e diciamo: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per la Chiesa, sempre più sollecita dal vero bene di tutti gli uomini, riponga la sua fiducia non nei mezzi umani, ma unicamente nella grazia. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per il popolo santo di Dio, sia fedele al messaggio evangelico e lo accolga come nutrimento essenziale per la propria vita. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per i ministri del Vangelo, proseguano con coraggio e pazienza nella missione di promuovere l'unità dei cristiani e di testimoniarla nella carità. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per i fidanzati, in preparazione al sacramento del matrimonio, crescano nella fede e nella stima reciproca, aiutandosi a scoprire il disegno di Dio sul loro amore. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per noi qui riuniti a celebrare l'Eucaristia, la chiamata del Signore risuoni nel nostro spirito e ci guidi a vera conversione. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. La tua bontà, o Padre, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini e donne la gioia di sperimentare che la tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un popolo nuovo che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli e come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, oggi in particolar modo Agostino Tridico, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti coloro che si affidano alla tua presenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli e i secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Figli di Dio, scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Atto di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, principio e sempre, nei secoli dei secoli. Pace e bene.